Sì, a me piace perché oggi 200.000 riminesi, milioni di persone nel mondo che vedranno le opere di Cattelan faranno scattare il cervello, all'opera associeranno un pensiero, all'opera associeranno un contesto, diranno guarda che bel castello, guarda che bel teatro. E appunto dicevamo di alcune opere, ce n'è una, Le prigioni. Qui siamo nel castello, il castello erano le prigioni di Rimini, ci sono delle mani che tengono delle sbarre e quello è per me il castello imprigionato, ma il castello liberato dalle auto e dal traffico. La patatina nella ruota, qualcuno parla di Santa Teresa, io dico questo, in un paese che si avvicina al cibo, all'enogastronomia, al bio, chilometro zero, i grandi chef, ma chi è che non si è buttato in un piatto di patatine? E qui c'è la popolarità di Rimini. Rimini è non snob, quella lì è una patatina non snob. E così la BMW dei tedeschi, già agli anni 70, che fa il verso anche qui ai Latin Lover. Quelli lì sono i Latin Lover. I tedeschi sono venuti qui negli anni 50 e 60, facevano irruzione con le BMW, noi li abbiamo ricordati. Non ho paura di ricordare una vecchia immagine, perché cambio, perché sono forte, perché ho i motori culturali, perché Rimini sta rinascendo. Ecco allora la potenza dell'arte contemporanea. Quello che vedremo all'Arco d'Augusto è la potenza della storia, l'arco, la gloria della storia, la graniticità, il marmo della storia dell'Arco d'Augusto e la leggerezza di una spuma, di un brindisi alla storia in modo leggero, di una birra fresca d'estate. Io, come dire, vedo con una mia chiave quelle opere e il fatto che a Rimini si attiveranno cervelli che misceleranno l'arte contemporanea e la nostra storia è davvero un contributo che noi diamo al paese che sta discutendo di calciomercato e di rancore. Ma Rimini ritorna al centro. Per Fellini Rimini era un tenero, pauroso, misterioso pastrocchio con questo sguardo aperto sul mare. Era una parola fatta di aste, di soldatini in fila. Per Ligabue Rimini è come il blues, c'è dentro tutto. Per Tondelli Rimini era come Nashville, con i ritmi della musica e le ombre della notte. Oggi l'arte contemporanea di Cattelan permette a ognuno di noi di interpretarla con uno sguardo, con una chiave diversa. Mi si è chiesto, ma non hai paura? Perché bisogna avere paura? Chi ha paura dell'arte contemporanea ha paura di se stesso. Leon Battista Alberti, Sigismondo Pandolfo Malatesta, io non penso abbiano avuto paura quando in modo irriverente hanno fatto la più grande opera di arte contemporanea del Rinascimento, e cioè hanno occupato, oscurato, coperto la chiesa di San Francesco. Il Tempio Malatestiano è un'opera di arte contemporanea sopra la chiesa di San Francesco. E così è l'arte, è il Caravaggio che usa le bellezze di una prostituta trovata sul Tevere per dipingere una delle più belle Madonne di sempre. Questo è l'arte contemporanea che gioca, capovolge. E non avere paura vuol dire avere il coraggio di interpretare la bellezza e di cambiare una città. Ma intanto è, come dire, una fortuna perché uno dei più grandi artisti mondiali di arte contemporanea ha deciso, perché noi siamo un piccolo borgo, di stare con Rimini, ha scelto Rimini. Maurizio Cattelan in fondo poteva scegliere New York, Città del Messico o Shanghai. Perché questa mostra è il perché forse di un incrocio fortunato. Rimini non ha scelto Cattelan, ha incrociato Cattelan e ha avuto coraggio a scegliere, in questo senso, di incrociarsi con Cattelan, e Cattelan ha avuto coraggio a scegliere Rimini. All'artista è arrivato il segno, il ritmo, il sentimento di una città che sta cambiando. Noi siamo una città romana, rinascimentale, siamo la città che ha inventato l'industria del turismo con il primo stabilimento privilegiato dei bagni. Oggi dobbiamo cambiare. Abbiamo avuto coraggio a fare le foto, 154 milioni, hardware, sostanza, per rimettere a posto il mare. Abbiamo deciso di dire no al cemento per rifare i motori culturali. E questo tentativo di reinventarsi di questa nostra città fellinesca che si è messa alle corde, fa uno scatto, uno slancio, probabilmente è stato colto da Cattelan, che ha deciso di
venire qua e narrare la città con le sue ironie, con le sue contraddizioni, con le sue luci e le sue ombre. Noi non dobbiamo avere paura del nostro passato, dei nostri limiti. E allora questo incrocio è stato davvero fortunato. Oggi l'arte contemporanea è il più potente mezzo di racconto di una città che cambia. Per quanto riguarda l'interpretazione? L'arte contemporanea, chi ha paura dell'arte contemporanea ha paura di se stesso. C'è stato un mini dibattito appena è stata annunciata l'operazione attorno alle opere provocanti dell'artista più provocatorio. Si è parlato di questo, quell'altro, di un'erezione che non c'è, che vedete qui alle spalle, perché qui c'è un segno, come dire, che ognuno può interpretare come vuole. L'arte contemporanea offre una chiave di lettura delle opere, un angolo che ognuno può esercitare. Io ci vedo una cosa, tu ne vedi un'altra. E quando noi abbiamo proposto all'artista non solo le cartoline, il 10x15, perché siamo stati coraggiosi, mi abbiamo detto: tu ci fai delle cartoline, benissimo, noi però vogliamo mettere le cartoline nei luoghi cartolina della città, fare delle gigantografie. Allora l'arte contemporanea offre delle chiavi di lettura, e nell'opera ognuno interpreta, vede, ci sono allusioni, metafore, provocazioni. Quando abbiamo suggerito questo scenario di un teatro ottocentesco che sta rinascendo, unico in Italia, e che dialoga con una rocca del 400, e quella opera lì interpreta il peso morto di Rimini, il peso morto della storia, una ferita. Il teatro è stato il peso morto della nostra cultura, il peso morto della nostra storia, e quell'opera nel mondo comunica Rimini. Quest'opera qui, senza Cattelan e senza un'opera così, noi non avremmo raccontato a New York che Rimini sta ricostruendo un teatro di fronte alla Rocca del 400. Quell'opera che qualcuno, magari forse anche furbescamente per attirare attenzione, l'ha descritta come una sorta di erezione maschile, l'erezione lì non c'è, c'è il peso morto della storia. Oppure io ci vedo anche il mettere in ridicolo un tratto romagnolo di machismo virile. Quell'opera lì, mettere in ridicolo il machismo romagnolo rendendolo appunto greve. E così le opere che vengono disseminate, questa donna bella, sensuale, in qualche modo anche erotica davanti al Grand Hotel, a me fa venire in mente appunto l'erotismo elegante di Fellini. O mi fa venire in mente questa opera al Grand Hotel, una scritta straordinaria che c'era sulla nostra palata: era buona quella ragustina, virgola, Titti. Probabilmente due che si sono amati avevano mangiato una ragosta e lui ha sbombolettato l'amore sulla palata. E così il Ponte di Tiberio, le interpretazioni quante dell'arte contemporanea. Un dandy elegante in una poltrona di pelle che nel popolo, nel volgo del Borgo San Giuliano, si lascia andare alla spaghettata più grande della sua vita, mai provocato. Quello è. Ecco, noi oggi con queste chiavi raccontiamo una città che cambia. Guardate, siamo fortunati a Rimini. A Rimini siamo fortunati perché in un paese che dibatte di rancori, di ruspe, di calciomercato, noi dibattiamo di arte, di cultura. Abbiamo rimesso Rimini al centro di un dibattito mondiale sull'arte contemporanea. E l'arte contemporanea ci serve per dire che tra il castello di Piero della Francesca e il teatro inaugurato da Verdi, noi faremo un'arena delle arti. Ci vuole delle volte del coraggio, delle volte ci vuole, come si dice in francese, anche un po' di culo. Noi abbiamo avuto l'uno e l'altro, e oggi Rimini è al centro di una scena internazionale, di un dibattito bello, forte e intenso.